amici sportivi, a voi tutti un saluto dal Paleventi di Rossano, dalla Sero Buontempo, per questa settima di ritorno, la ventesima complessiva del campionato di Serie C1 di Futsal. La Sportiva Traforo ospita il Fantastic Five Siderno, squadre che hanno appena fatto il loro ingresso in campo. È una Sportiva Traforo che cerca punti per poter centrare l'obiettivo playoff. Da canto suo il Siderno invece cerca punti per raggiungere l'obiettivo salvezza. Insiste però il Siderno. Vitale scambia con Gimondo, ancora Vitale dentro, poi un buon pallone per la giocata tentata da Cajal e poi il vantaggio proprio di Cajal. Il Siderno in vantaggio dopo due minuti di gioco. Passa il Siderno con Cajal avanti, qui 1-0 a Paleventi. Cosentino, e pareggio immediato di Marco Cosentino, che trova una conclusione sontuosa e ha già pareggiato la Sportiva Traforo. Vitale, profondità per Cajal sulla linea buffone con l'aiuto del palo. Vitale riesce a farla passare, palla in verticale, Cosentino fa in tempo, ma attenzione, solo Cajal, e questa volta Cirullo riesce a chiudere lo specchio. La Sportiva Traforo che si propone, va Maicon, ancora verso Buffone, Sportiva Traforo in vantaggio con il suo capitano Fabio Buffone, tredicesimo centro stagionale, e la Sportiva Traforo è in vantaggio adesso. Ora Maicon, Cosentino la alza per Buffone che cerca di tenerla in campo, la regala però a Gimondo e c'è la risposta di Cirullo, ancora Gimondo, palla fuori. Maicon, Cosentino in mezzo per Buffone che cerca di liberarsi, scaraventa in porta, palla che filtra, ma attenzione, è buona per il Siderno. Vitale per Fiorenza che pareggia il 2-2 di Fiorenza, quale trova l'angolino giusto. Pareggiato dunque il Siderno al 25esimo di questo primo tempo. Va Frasca, Graziano è bravo a recuperare, ancora Graziano che adesso tocca in direzione di Buffone, si propone ancora, ma c'è Ferraro, Graziano! Allora seguiamo questo calcio d'angolo a favore del Siderno. Pallone per Fiorenza e Cirullo. Vitale, va Vitale, lo ferma Maicon, va Maicon, potrebbe servire Ferraro, calcio in porta invece. Allora Siderno e ci prova con Cajal, scambiato con Vitale, Cajal, e Siderno in vantaggio con Cajal, 3-2 adesso per il Siderno. Ancora un'ottima combinazione, prova a servire Dentini, adesso si chiude il Siderno, cerca di trovare uno sbocco, la Sportiva Traforo, Dentini, 3-3 di tacco splendido di Alessandro Dentini. Batte Ferraro per Maicon, Sportiva Traforo in vantaggio, il gol di Maicon, imprendibile, un pallone che ha toccato il palo ed è entrato, pescato il jolly vincente Maicon. Sportiva Traforo 4, Siderno 3, un minuto più recupero da giocare, non ha inserito il quinto uomo misteriano Polo, c'è il pareggio di Cajal, lasciato solissimo Cajal, 4-4, una girandola infinita di emozioni. Buffone, va Buffone, chiuso, finisce col perdere palla, attenzione alla ripartenza del Siderno, Vitale per Gimondo e Cirullo blocca, adesso lancia Ferraro che è solo là davanti, fanno in tempo a rimontarlo, a fermarlo quelli del Siderno che adesso ancora ritornano in azione d'attacco. Palla fermata, ma è finita, la partita è finita, 4-4 tra Sportiva Traforo e Fantastic Five Siderno. Una sfida dalle mille emozioni, dove sicuramente esce con un punto guadagnato il Siderno, con due punti persi la Sportiva Traforo, che non ha sfruttato al meglio questa gara interna casalinga, sale
a quota 30 la squadra di mister Madeo, che comunque mantiene la possibilità di poter disputare i playoff. Siderno invece sale a quota 20, un punto per la corsa salvezza prima dello scontro diretto di sabato contro lo Zephyr, mentre Sportiva Traforo che si recherà a Bovalino. È tutto per questa sfida, una buona serata ed un grazie per averci seguito da Rosario Buontempo.